E poi, quando poi... Sì. E poi quando poi, trallallero, trallalà. La rifaccio. Avete visto Incane un gatto insieme a me? Zac! Io cosa devo dire in tutto ciò? Ti incastrerai! Io mi vergogno! Ma sto lacrimando! Amici e amiche, ciao! Buon pomeriggio! Che per caso volete uscire con noi? Due splendidi esemplari, meticci cucciolini di non vedente, ipovedente, che si prestano agli appuntamenti? Scriveteci. Aspetta, vai, sopra... piano! Luca e Federico, perché li sa? Infatti. La ridobbiamo fare? No, perché no. È la quarta volta. Però siamo qua oggi nel nostro podcast. Dimmi un po', storie di straordinaria disabilità. Sei tornata? Sì. Ti sei fatta un pacco di fatti tuoi, come i veri gatti, vero? Sì, sono anche abbronzata. E ti vedo. Hai visto? Devi dirlo. Ma potevo, non dovevo dirlo. Pensavo che sei falsa invalida. Guarda che col politically correct invalido non si può dire perché mi offendi. Sei falsamente persona con disabilità. Non, questo è ancora peggio. Potresti dire falsamente, falso cieco, siamo a posto. Falso cieco. Bene, venendo invece a noi, perché ho fatto questa grande promozione di noi stesse? Intanto perché siamo un ottimo prodotto, soddisfatti o rimborsati. No, questo è il siamo comico. Carine. Simpatiche e coccolose. Ma siamo... Fai per te stessa. Io ci devo ancora arrivare intelligente. Non è vero. Siamo qua in realtà per parlarvi proprio di una roba che è fantastica. Siamo qui per fare la promozione di quello che è un appuntamento con le persone che hanno cecità e ipovisione, perché vi garantiamo, sembro Vanna Marchi quando promuoveva le cose del piccellino. D'accordo! Guerra all'ardo! In questo caso noi facciamo la guerra alla non inclusione. Vi daremo dei validi motivi per uscire esattamente con un prototipo di gran belle figliole tipo noi. Non noi, noi siamo già accompagnate. Cioè adesso non siamo accompagnate. Ma comunque, single che magari non ci vedono o ci vedono poco. E noi vi diamo dei validi motivi per poterlo fare. Comunque soltanto di intro questo podcast mi sa che durerà 611 minuti. Vabbè. Vai. Vai, dimmene una. Ah, io vado. No, dimmi un po'. No, io. Allora, numero uno. Non vediamo, quindi. Possiamo sempre dirvi che siete bellissimi. Anche errore. Se il giorno che so, avete le occhiaie, il brufolazzo. E se avete l'alito che attacca? No, Infatti ve lo diremo che avete un alito brutto. Non vediamo, non è che non sentiamo. Ecco, esatto, vi percepiamo. Prego, percepiamo. Avanza un'altra. Numero due. Boh, lì va il quattro. Lo sapevo. Vendiamoci. Ti stai vendendo bene, perché sì. L'iPhone IVAL 4. Televisore al plasma di 110 pollici, l'IVAL 4. La cucina nuova. IVAL 4. Esatto. La macchina. IVAL 4. La macchina è no bollo. No bollo. E se la prendiamo noi e la guidate voi? Si spera. Ci vediamo bene. Sì. Se la guidiamo noi. Siamo noi, passate miglior vita a voi, di sicuro, e noi siamo a voi. Comunque vendiamo bene, porca miseria, vedi che dovevamo vendere aspirapolveri. Numero 3. Numero 3 di aspirapolveri. Vai. La 162. Noi abbiamo diritto a una colf, a un badante, a un autista. Sia perché potremmo avere badanti. Cosa ne sai? Magari Guglielmo da Milano c'ha la badante perché ha delle problematiche. Ah sì. Signor Guglielmo, poi signor Guglielmo, figlio di Pino Bombole. Quello... Tutti abbiamo un minuto. Vabbè, comunque, quindi la casa nostra sarà sempre pulita. Si spera. Noi non vediamo, ma si spera che chi c'è fino non ci vede. E che cosa senti se non lo vedi? La polvere la senti. Perché Swiffer la cattura. Questo è un messaggio promozionale, non ci paga Swiffer, però. Poi, andando avanti in questo lungo elenco di cose. Numero 4. Vi diremo sempre che siete utili. Cioè, avete presente il mercoledì? Noi vi rendiamo utili, noi facciamo in modo che voi, accompagnatori, fidanzati nostri, abbiate un ruolo nella nostra vita. Il mercoledì passa il vetro, voi lo buttate. Quindi, noi, capito, vi prenderemo per dei Superman, muscolossi. Come mettere, sentirsi utili nella vita. Numero 5, number 5. Ma l'hai scritto tu l'articolo su cittadinanza sociale? Cioè, ma che giornalista Dai, sei? Dai, quando c'è un blackout. E stai al buio, è come Tiziano Ferro, è fuori è buio, ma ci sei tu amore. A noi non ci cambia la vita, risparmiate sulla bolletta, al giorno d'oggi il caro bollette. Sa, è una mazzata! No, ma seriamente l'hai sentito di quel signore cieco che ha salvato la moglie durante un blackout, un terremoto? Perché ha sentito il bip?
E no, perché nessuno vedeva nulla, lui pure, però lui è abituato. Quindi. Sembrava quasi una barzelletta, ma No, sul filo del politically correct non si può dire, ma ormai l'ho detto. Bene, amici sera. Sera. cicari, questi sono solo 5 motivi per la quale voi avete diritto a un appuntamento Al buio. fantasmagorico, al buio in tutti i sensi, con noi. Non ci resta che dirvi, insomma, se appunto volete avere un appuntamento così soddisfacente, scriveteci, c'è la posta della signorina Gatto che non vede l'ora di essere aperta e di ricevere un sacco di Che no, richieste. ci provate. Ma non con te. Ma Perché la sei ambizia è un egocentrica. po' Ma sì. mi ha appena detto, salutiamo Luca. Mannaggia. Comunque, nelle prossime puntate continueremo questo fantastico elenco perché, insomma, la Incani parla troppo, la Gatto parla meno, qua ancora non abbiamo trovato il bilanciamento giusto. Miau. Wow. Alla prossima.